Ciao a tutti amici retro, benvenuti nella parte numero 5 di The Legend of Zelda Link's Awakening intitolata Little Secrets. Per quale motivo? Perché prima di procedere, diciamo, per il prossimo dungeon dovremo prima scoprire determinati segreti, tanto che adesso abbiamo la possibilità di alzare i massi e di fare tante altre cosettine. Sarà una parte di 14 minuti dedicata appunto a scoprire alcune cosette grazie appunto all'ausilio di questo bracciale del potere, che come abbiamo visto ci permetterà di alzare tante cose, vasi e massi, che sarà questo appunto l'obiettivo principale. E altra cosa ragazzi, dobbiamo restituire il Bow Wow a Miss Meo Meo, e sarà una cosa molto molto carina. Comunque avete visto che adesso non possiamo fare nient'altro qua dentro, quindi andiamo avanti. Anche qua ragazzi, sollevando il masso troveremo una parte segreta. Oh ragazzi, qua, questo altare qui, è presente un demone. Questo demone qua, se noi spargeremo la polvere, lui verrà liberato. Ci minaccerà perché sembrerà molto minaccioso, Mi hai svegliato da un bel sonno, grazie molte. Ora però mi dovrò vendicare, sei pronto? Sì, ti farò portare più polvere magica, sei pronto? In poche parole ragazzi, per averlo liberato ci lascerà molta polvere in più. Adesso avremo 40 unità di polvere. E questo sarà molto molto utile, amici. Primo segretino di questa parte. Molto bene. Ghiando del potere, così almeno diminuiamo parte dei danni. Cosa anche importante, ragazzi, abbiamo visto che abbiamo 5 cuori a nostra disposizione. Adesso dovremo cercare anche il prossimo cuore che si troverà nelle vicinanze. Esatto, si troverà proprio qua. Attenzione a queste lastre di ghiaccio perché dovremo spaccarle. Attenzione anche ai simpatici pipistrelli che romperanno i maroni. Qua ragazzi, questo pavimento con le crepe dovremo essere veloci, perché se no qua possiamo rischiare di cadere. Prese 50 rupie, che bello. Molto bene. Facciamo questo salto qua. Ah, avete visto qua ragazzi, grazie appunto al bracciale del potere possiamo saltare, o meglio sollevare questi teschi qua, raccoglierli e poi prendere il cuore. Adesso abbiamo tutti i quarti di cuore completi, aumentando di uno l'unità dei nostri cuori. Avete visto? Molto bene. E andiamo avanti. Siamo nel bosco misterioso, quindi a maggior ragione dobbiamo uscirne per riportare Bow Wow a Miss Meo Meo. Quindi usciamo da qua. Abbiamo anche 280 rupie, ragazzi, quindi siamo messi molto bene per quanto riguarda la quantità di denaro, che sarà sufficiente per comprare la pala dal negoziante. Cosa adesso importante, ragazzi, sollevare ancora qui il masso per aprire questo forziere, e al suo interno troveremo una conchiglia segreta. Ce ne sono ancora molte altre da raccogliere, quindi pensiamo prima a trovare tutto il resto e poi ci sarà la sorpresa delle conchiglie, non preoccupatevi. È la ghianda guardiana, va bene, solito. E finalmente siamo tornati al villaggio. E riportiamo finalmente Bow Wow da Miss Meo Meo, che sarà felice. Come premio ci darà un bacettino. Comunque, adesso appena usciremo ragazzi, ci sarà una piccola foto che ci farà il simpatico topolino. Avete visto infatti apparirà questa sequenza filmata. Ehi grandioso, la chiamerò? Link gioca con Bow Wow, adesso avvicinati pure a Bow Wow. Purtroppo lui verrà colpito dalla spada di Link mentre lui si avvicina, e questo non farà altro che arrabbiare il nostro amico cagnolino. Avete visto? Alla terza vedrete che foto salterà fuori. Avete visto la foto? È stata divertente. Va bene, e con questo possiamo andare avanti. Attenzione al cane perché questo ci devasta. Abbiamo preso almeno un cuore perché perlomeno siamo a posto. Molto bene.
Molto bene ragazzi, adesso c'è una cosa molto importante da fare. In primis dobbiamo comprare onestamente la pala a questo venditore qui, che costa 200 rupie ed è molto cara. Compriamo anche le bombe, perché queste serviranno poi per andare ritornare nel primo dungeon, dove c'è da spaccare un muro, perché avevo una crepa. Usciamo, rientriamo e compriamo ancora due volte le bombe. Perfetto. Adesso ragazzi, avete visto questo arco qua? Purtroppo è brutto da dire, ma dovremo in qualche maniera sgrafignarlo dal venditore. Eh sì ragazzi, purtroppo l'arco non possiamo permetterci di accumulare così tante rupie e dovremo in qualche maniera distrarlo affinché lui non ci veda e possiamo uscire direttamente con l'arco. Infatti ci sarà una parte molto molto particolare dedicata sempre a questo misterioso venditore. Perché se noi riusciamo a rubare l'arco, allora possiamo uscire tranquillamente. Ma se rientriamo dentro, ragazzi, questo ci uccide e ci farà fuori. Quindi questo mercante qua, o venditore, quello che è, sicuramente deve essere un abile stregone, perché ci ucciderà. Infatti lo vedremo nella prossima parte, che cosa succederà esattamente. Sarà una specie di spin-off dedicato sempre alla saga di Zelda, ma dedicata a questo strano e misterioso venditore. Adesso dobbiamo far sì che lui non ci guardi e possiamo uscire, avete visto? Che? L'hai avuto gratis? E sei pure fiero di te stesso? No. Adesso possiamo andare giù. E andiamo direttamente nel primo dungeon, perché c'era, nella Cave Tale, c'era un muro da fracassare. E dovremo farlo utilizzando una delle bombe che abbiamo comprato poco fa. Molto bene, siamo nella Tail Cave e adesso andiamo a cercare esattamente questo luogo. Non era di certo di qua, ma mi sembra che forse era in un'altra zona. Vabbè. Adesso comunque la guardiamo, era molto più avanti. Eccola qua. Ammazziamo sempre questo simpatico essere, piazziamo una bomba qua davanti. Molto bene. Boom! E la porta si è aperta. Qua c'è un piccolo portiere con al suo interno una conchiglia. Molto bene, vero? Ora usciamo di qua. E andiamo a cercare il prossimo segreto. Allora ragazzi, l'obiettivo principale era quello di andare nelle praterie, come dicevano, però adesso prima di far ciò dovremo raggiungere il cimitero. Come sappiamo in ogni Zelda, quando siamo in un cimitero, cosa vuol dire? Le tombe portano segreti, ed è questo quello che io voglio dirvi. E inoltre non solo segreti, perché ci troveremo anche un sacco di spettri che dovremo fronteggiare, ma non saranno eccessivamente minacciosi quanto quelli del primo Zelda, del primo The Legend of Zelda, o quelli dell'Ocarina of Time. Tutta una cosa pochettino più semplice, più gradevole, ecco, diciamo. E un'altra cosa ragazzi, un'altra cosa importante, nel The Legend of Zelda Link's Awakening DX sarà presente un dungeon segreto dedicato appunto ai colori blu e rosso. Infatti per andare lì ci sarà un dungeon del tutto particolare che a sua volta ci permetterà di scoprire oh, anche qua ragazzi c'è un fortiere da aprire, ci permetterà appunto di ottenere delle tuniche.
Sapevate che anche nel primo Zelda c'erano delle tuniche che Link indossava e gli garantivano poteri? Idem qua. Comunque prima apriamo questo forziere per ottenere 50 rupie. E non è malaccio. Molto bene, andiamo avanti. Facciamo molta attenzione perché qua ci sono gli zombie, perché siamo in vicinanza cimitero. Cimitero praterie. Andando verso destra, qua troveremo... il cimitero. Allora qua mi sa che non possiamo fare nient'altro. Qua adesso dobbiamo andare qua dentro perché c'è... una cosa molto importante. Qua possiamo comprare una pozione che permetterà al nostro eroe di resuscitarci nel caso perdiamo la vita. 28 rupie ci dà questa pozione. Quando rimarrai senza cuore, la mia medicina segreta entrerà in atto e ci resusciterà. Comunque adesso possiamo tornare al cimitero per trovare questo passaggio segreto. 28 rupie è più che sufficiente, tanto le abbiamo ottenute un po' di rupie e siamo a posto. Molto bene, anche qua ragazzi c'è... qua purtroppo è pieno di zombie e non possiamo fare nient'altro. Il problema è che dobbiamo anche fronteggiare tutti questi spettri che... e non è di certo il massimo del divertimento perché hanno una resistenza veramente incredibile. Mi farebbero comodo, sapete, dei cuori. Vabbè, non importa. Comunque, ragazzi, a proposito di cuori, ecco qua un quarto di cuore. Utilizziamo la nostra piuma per fare un balzo simile, guardate. Op. Op. Benissimo, abbiamo preso un quarto di cuore. Molto bene, ragazzi. Possiamo anche andare dall'altro lato, se aspettate. Ritorniamo dentro, che è meglio. Questa roccia possiamo anche frantumarla, ragazzi, con una bomba, però non è un problema. Benissimo. E guardate dove siamo finiti. Molto bene. Poi in mezzo, ragazzi, se utilizziamo la pala, c'è nascosta una conchiglia. Benissimo, hai trovato una delle conchiglie segrete. Adesso andiamo nel cimitero per aprire la prossima tomba, che sarà estremamente fondamentale, amici. Ma prima di far ciò, guardate. Dobbiamo prima saltare, fare il giro opposto, perché dobbiamo aprire la seconda schiera di tombe che si trova esattamente qua vicino. Esattamente qua di sotto. Andando verso destra. E c'è una piccola combinazione particolare, per le tombe. Prima vediamo di ammazzare sto tizio. Avete visto tutti questi spettri che rompono le scatole? Sono molto resistenti sti spettri. Ma porca miseria. Boh. Adesso vediamo anche di massacrare gli altri, gli spettri. Ok, spingiamo il primo. Spingiamo giù a sinistra, il secondo a sinistra, poi dobbiamo spostare la terza tomba. Ok, molto bene. Questa tomba dobbiamo spingerla in questa direzione, a su, a nord. Poi adesso è il momento della prossima tomba, che sarebbe praticamente questa. Se non dico una cavolata potrebbe esserci anche un altro spettro. No. Oh no, spingiamo la destra e l'ultima... ah, ok, questo c'è lo spettro. Uccidiamolo. E una volta ucciso, ragazzi, spingiamo a nord la tomba. E qua ci troveremo nell'entrata segreta. Che sarebbe praticamente come ottenere la tunica rossa o blu. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!